Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Intravenous 2, un gioco uscito il 15 di agosto, un gioco che costa 19,90. Che cos'è Intravenous 2? Beh, se Zero Sievert era un escape from Tarkov con visuale dall'alto, questo mi sentirei quasi di definirlo una sorta di mix tra Metal Gear Solid e Hitman. Ma cominciamo dall'inizio. Abbiamo l'inizio della nostra avventura con la difficoltà. Possiamo vedere i livelli e questi sono i livelli che andremo a giocare. Iniziamo con il livello iniziale. Il gioco purtroppo, poi magari cambierà, però è in inglese. Che cosa succede? Noi, da quello che ho capito, abbiamo nostro padre che deve subire degli interventi chirurgici e non abbiamo i soldi, quindi dobbiamo ottenere i soldi. L'Empathetic è questo ristorante presso il quale otteniamo dei lavori, ma in questo caso pare che non ce ne siano per noi. Potete interagire con tutti gli elementi che vi consentono di farlo, dalle porte, le pareti, le persone. In questo caso il tutorial ci impone di lasciare questa location. Tenendo premuto il tasto spazio diamo il calcione alla porta, in questo caso non ce lo fa fare, ce la fa aprire educatamente. Ricorda anche un pochino Hotline Miami, insomma. Questo tizio qui ci dice, guarda, io potrei avere un lavoro per te, però che ne pensi di eliminare una persona? Lui ovviamente esprime tutto il suo dubbio, tutti i suoi dubbi, e lui dice, guarda, c'è questo tizio che in pratica truffa le persone e vive nel lusso. E fa l'esempio, immagina che tu debba pagare questo tizio per rifare il tetto. Lui sparisce, prendi i soldi, lo paghi in anticipo, arrivano gli operai, ti smontano il tetto, sparisce di nuovo, ricompare, fanno qualche lavoretto e poi sparisce del tutto. Ecco, questo in sintesi è quello che fa questo tizio. E lui dice, cosa cambierebbe al mondo? Perché questo deve stare qui a rubare e fregare la gente, fregare aria a tutti? Dai, vai a casa e ti chiamo io. E quindi in questo caso noi andremo a casa nostra, dove abbiamo il nostro hideout, e che sarà una sorta di hub, dove inizieremo le varie missioni. La cosa bella, che ricorda tanto anche giochi, appunto Tarkov o cose del genere, è che vedete lì in basso a sinistra, avete l'arma che avete, la vita e il rumore che state producendo. Premendo il tasto Shift, lui corre. Con la rotellina del mouse c'è modo di farlo camminare sempre più lentamente fino a farlo chinare. Il chinato non è rappresentato qua graficamente, ma lo vedete lì in basso a sinistra e vedete che cammina davvero piano. Con il tasto CTRL invece va sdraiato. E lì a quel punto ci possiamo nascondere un pochino ovunque. Vabbè, lui dice dove ho lasciato la chiave, era sotto lo zerbino insomma, ma non c'è. Quindi vabbè... andiamo a fare scassinamento. Oppure gli possiamo dare una spallata. Vedete, gli è andata la spallata. Entriamo in casa. Casa dolce casa. Chiudiamo la porta. E andiamo a accendere le luci. Col tasto E andiamo a interagire. Vedete che abbiamo le luci da poter aprire e accendere. Le porte da poter aprire. E vorrei accenderle tutte però. No, questa l'ho già accesa di là. Sì, no. L'oscurità ovviamente ci aiuta qualora ci fossero delle persone e non vogliamo farci vedere. Questa è la cucina e mangiamo una fetta di pizza. Dobbiamo parlare al tizio dal laptop. Quindi apriamo la porta, pian piano ci sta sbloccando tutto l'appartamento perché non possiamo andare da dove vogliamo da subito. Non vedo la luce qua. Eccola lì. Ok, questo è il laptop. Poi magari ci sono anche più oggetti, però adesso c'è solo il laptop e con lui parliamo. E ci darà la missione. A questo punto, un po' come John Wick, abbiamo la nostra stanza delle armi. Quindi adesso andiamo a prenderla. Quello che dobbiamo fare è iniziare la preparazione della missione. Ovviamente qui ci dice che non c'è la chiave, quindi bisogna andare a recuperarla da qualche parte, che non è qui, ma è nell'altra stanza.
Ok, ho preso il portachiavi, apriamo la porta e andiamo. E qui si accende la luce e andiamo a scegliere. Ora, di armi ce ne sono veramente tante e vedete che non abbiamo un soldo. E queste sono tutte armi divise tra primaria, arma secondaria, le MP, che è quella che non fa rumore e, ed è il taser, i gadget. Cliccando sopra vedete che non abbiamo nulla. L'unica che possiamo comprare, perché hanno tutti un costo, anche qua ad esempio possiamo montare delle cose, costano 600, 300. Nelle armi laterali abbiamo la pistola che possediamo e ovviamente emette rumore. Tuttavia, cliccandoci sopra possiamo andare a scegliere, pagando, delle mod. Quindi il mirino di un certo tipo, un... Ok, questo gli ho messo più 2% danno, più 5% velocità del proiettile, meno 5% di deviazione e anche un bel soppressore. Così andiamo a creare un po' di silenzio. E questo è il grilletto modificato, ovviamente no. E in questo caso vedete che non fa rumore neanche questa pistola. Neanche questa pistola, sì, infatti, perché adesso io ho il taser e la pistola. Ho un po' di colpi, ho uno in canna e 7 nel caricatore, più 28 messi da parte. Confermo e andiamo. Qua vedete che abbiamo la possibilità di scegliere la in Kevlar. E ci aumenta il fattore di rumore e mobilità. In questo caso prendo una via di mezzo. No, prendo questa che fa meno rumore. Ok, e si comincia. Ovviamente non mi fa sparare in casa. Si va. Scusa. Va bene, andiamo. E qua si inizia la missione e ci portiamo nella location che dobbiamo assaltare con il tizio che dobbiamo uccidere. Lo scammer hideout. Questa è la location e ovviamente il gioco adesso ci dice: tu sei fuori, col tasto tab attivi la visione notturna. E ci sono dei muri, come in questo caso questo, riportato con questa immagine qui, con questa grafica, perché possiamo scalarlo. Quindi tasto spazio e scaliamo. Io camminerei piano. Premi il tasto destro con un mouse per entrare nella modalità di mira. Ti permette di mirare. Ok. Qua non ce ne sono. Ci sono delle superfici invece che possiamo scalare, ma che fanno rumore. Questo cancello non è l'esempio. I cespugli possono provvedere a ripararti quando sei prono e vicino a essi. Vai prono, ok, e diventiamo praticamente invisibili. Ora dobbiamo andare di là. E vado prono. Ma dovrebbe esserci qualcuno. Eccolo lì. Vedete, se io volessi cambiare arma, potrei andare a prendere il taser. Però non spara, mannaggia, lui. Capisco perché non spara. Ok. Ah, praticamente da parola non spara. Non può sparare. Ok. Il tizio è di là. Comunque, continuiamo a muoverci. Non volevo ucciderlo, ma... lui mi ha costretto. Si può lootare, vedere che cos'ha e passare da uno all'altro con Q e V alle sue armi, tasche, insomma, cose varie. Qualora ci mancassero i proiettili. Ora, qua dietro. Ok. Cerca... Nel livello per trovare soldi. Usa i soldi per sbloccare armi, mod e gadget. Sì, ok, quello lo sappiamo. Merda. Ci hanno sentito, probabilmente. Qua possiamo... Ah, c'è una ventilazione. Quello ha trovato il morto lì. Ci stiamo spegnendo tutte le luci. Ok, entriamo nei condotti. E dietro si stanno un pochino tutti allarmando.
visuale notturna. Mi tolgo dal prono, ricarico, faccio rumore probabilmente. Ok, abbiamo subito anche un colpo. Ok, devo entrare un pochino, non ho ancora molti colpi e non sto affrontando la missione in modo giusto. Posso fare Z, gli scarico l'arma e guadagno 10 proiettili, sperando siano gli stessi della mia, ma non credo. Posso fare swap, unload weapon, più 15, e no, non ne ho i proiettili per la mia. Usano proiettili diversi, aspetta che arriva qualcuno lì. È buio, non mi vede. Allora, questo gioco dà notevolissime soddisfazioni se lo si gioca bene e non lo si gioca a uccidere tutti come Hotline Miami. Quella è la verità. Ora scassiniamo questa e ci approntiamo per il left control per andare prono, così puoi nasconderti dietro gli oggetti alti. Eh sì, dovrei nascondermi dietro queste cose qui, ma io non vedo nessuno. Ne abbiamo già uccisi quasi una decina. Vai dentro la casa. La pistola è carica. Qualora dovessi finire i colpi della mia pistola, ne ruberò una. Non è silenziata probabilmente, però premi C per fare un melee strike. Ah, ok. Allora, sono basso, sono chinato. Vedete che ci sono i pallini, no? Che mi fanno vedere. Ok, devo trovare un... Non si capisce se questo qua è... Scavalco perché è una verandina questa. Ma lui è dentro lì. Vorrei spegnergli la luce. Premi H. Holster. Non so cosa sia holster. Per mettere via? Ah sì. Ok, lì ce n'è uno. Stanno entrando in casa, perché ovviamente mi stanno cercando, non sono stato molto discreto. Sembra un gioco in scatola, visto così. Allora, scavalco. Merda. Scavalco di qua. Non passo vicino alle finestre, ma mi passo basso. E mi sa che i miei proiettili sono il 45, non il 9 mm però. Ma comunque il tizio dovrebbe essere lì dentro. Io continuo a muovermi furtivo. Probabilmente con altre armi magari si può sparare stando proni, stando sdraiati. Se abbatto il vetro mi sentono. Ok, mi metto così. Quello che arriva. Merda! Sì, poi è divertente anche farlo alla John Wick o alla Rambo, eh. Se scavalcassi di qua, posso. Perché lui non mi ha visto arrivare qua. Quanti colpi ho? Non ho più colpi, ho un colpo solo. Merda, un colpo solo. Ho un colpo solo. Ok, un colpo solo. Ma che... Tu non sei uno dei miei ragazzi. Dio, stanno sparando da un quarto d'ora nella tua proprietà. Ah, sei qui per uccidermi. Qualcuno che mi ha assunto per ucciderti? Non fai niente, dai. C'è stato un grande fraintendimento, davvero? Perché ci sono così tante persone che stanno pagando per vederti morto? No, non fare niente. Stanno mentendo, mi hanno incastrato. Mi credi? È una cospirazione, esattamente. Non crederai a che casino succede ogni volta. Ogni volta trovo un nuovo cliente. Mi fregano ogni volta perché poi i lavoratori non lavorano. Adesso il sunto dovrebbe essere questo. Adesso, ok, era l'ultimo colpo che mi restava.
Ora dobbiamo andarcene. Dobbiamo andarcene possibilmente da dei condotti di aerazione. Aspetta, c'è materiale compromettente che mi dà 200 dollari. Non ho più un colpo, credo. Non ho colpi. Posso uscire da qua? Colpendo così magari con B? No, com'è che era? C. Spazio. Mamma mia, che tensione, che spettacolo. Questa è... gli ho dato un calcione. È stata veramente una sorpresa sto gioco, perché pure con la sua semplicità stiamo vivendo un'azione veramente, che io che abbatto il vetro, un proiettile solo, perché quello che ha sparato lui non vale, era della cutscene, un proiettile solo, abbatto il vetro, arrivano a controllare nella stanza e riesco a scappare. Fantastico. Adesso l'uscita dovrebbe essere da questa. Sì, qua non c'era nessuno prima, quindi credo di riuscire ad andarmene abbastanza facilmente. Ok, il punto di estrazione è questo. Bene, abbiamo ucciso 8 nemici, ci hanno beccato 5 volte, 6 corpi trovati. Sì, si poteva fare meglio. Vedete, questo è... siamo al centro, tra quelli che siamo attorno. Guerra fondai, stealth, attenti e abbastanza incasinati, siamo più o meno al centro, quindi possiamo migliorare, però abbiamo guadagnato 1000 dollari, quindi possiamo proseguire, e quindi praticamente ora partirà la possibilità di scegliere una seconda missione. Questo Intravenous 2 è veramente veramente figo, veramente molto molto bello. Ora vabbè, continua, ci darà un'altra missione, andremo a casa, ci prepareremo e andremo. Vi dico solo che guardando l'elenco delle missioni spero ne aggiungano altre, perché è veramente bello, veramente bello. E spero aggiungano anche delle possibilità di workshop o di livelli creati da utenti, perché dà veramente soddisfazione anche lo sparare, ed è uno di quei giochi che potete giocare col pad, ma potete giocare anche con la tastiera, ed è il gioco stesso, dirvi, il gioco si gioca benissimo mouse e tastiera, quasi meglio del pad, quindi calcolate. L'auto così è una mezza citazione a Hotline Miami. Comunque ragazzi, questo è possibilità adesso di salvare il with to main menu, e vabbè, poi lingue ce ne sono tante, ma non ho neanche alzato la qualità per quello che possa servire in un gioco del genere. Questo era Intravenous 2, adesso che lo sto giocando è 17,99, però 19,90 è il suo prezzo intero. Fatemi sapere che cosa ne pensate, per me promosso a pienissimi voti. Ora attendo il vostro parere, alla prossima e ciao ciao.